10 agosto 1947. Ciò vi sorprenderà e vi causerà una grande tristezza. Colui che vi era apparso il più devoto, il più franco, il più sincero e sapiente dei Dogon, è sprofondato nel sonno eterno. Si tratta del vecchio Ogo Temmeli. Prima della sua morte, una piccola siccità cominciava a far avvizzire le nostre spighe di miglio. Ma lo stesso giorno, poco prima della sua sepoltura, ci fu una pioggerella che salvò i nostri raccolti. Voi sapete perché. Egli possedeva una pietra della pioggia che dovete aver ben conosciuta. Non contate più di rivederlo in avvenire. Che il suo nome resti immortale nelle vostre opere. È il 3 ottobre 1946, in uno dei tanti villaggi Dogon arroccati alle falesie di Banjagar, nel Mali. Dopo lunghi anni di rifiuti, Ogo Temmeli, il vecchio saggio di Ogo il Basso, inizia a rivelare a Marcel Griol e Germain Dieterlen, due etnologi di un'equipe del Museo dell'Homme di Parigi, i misteri della religione Dogon. I Dogon decisero di rivelare i misteri della loro religione solo dopo anni di ricerche da parte di Marcel Griol e della sua equipe. Ciò significa 17 anni dal primo contatto avvenuto nel 1931. L'insegnamento dei Dogon è basato su 4 stadi di conoscenza, corrispondente ai nostri primario, secondario, superiore e di erudizione. Anche con noi hanno cominciato dalla prima parola, così viene chiamato il primo stadio dell'insegnamento. In seguito hanno capito che potevamo essere introdotti al terzo stadio della conoscenza, cioè al superiore, e ne hanno incaricato Ogo Temmeli. Questo, che vi sembra un semplice paniere, è in realtà il sistema del mondo. La base rotonda è il sole, il tetto quadrato, il cielo. Questo cerchio al centro del tetto è la luna. I Nummo, gli 8 antenati dei Dogon, lo portarono sulla terra con dentro l'argilla necessaria a costruire i granai dei nostri villaggi, che rappresentano l'universo. Nel granaio, le scale indicano le coppie di maschi e femmine che generarono i Dogon, ma anche costellazioni e stelle. A nord le Pleiadi, a sud Orione, a est Venere, a ovest la stella con la grande coda. Tutto è cominciato con questo paniere, ma oggi serve solo a rinchiuderci i polli. Quello che i Dogon ci raccontavano della loro cosmogonia poteva essere verificato ovunque, nei rituali e in tutte le cerimonie a cui si assisteva: la nascita, il battesimo, i funerali, i rituali collettivi, i riti totemici, eccetera. Il luogo più importante di Sangha è un terreno completamente nudo che nessuno può calpestare e che rappresenta il cielo stellato, sul quale sono disposti a volte semplici sassi o delle piccole steli che rappresentano una serie di stelle e di costellazioni. La Terra ruota su se stessa e gira in 12 mesi attorno al Sole. Giove ha 4 satelliti, Saturno è circondato da 2 anelli e le galassie si espandono a spirale. C'è vita intelligente nelle galassie. È sorprendente che tutti quelli che si sono occupati dei Dogon, compresi gli autori arabi, non abbiano intuito la profondità straordinaria della cosmologia contenuta in queste tradizioni dell'Africa nera.
Benché si tratti di conoscenze elementari per gli astronomi occidentali, esse sono comunque di estrema importanza, poiché riferite a stelle che in Occidente sono state scoperte solo molto più tardi. Tutto ciò è estremamente antico. Parlo di parecchie migliaia di anni fa. Esiste una stella invisibile agli occhi che ruota in 50 anni attorno a Sirio. Si chiama Digitaria, è estremamente piccola e composta di aria, acqua, fuoco e metallo. Digitaria è così pesante che tutti gli uomini della Terra non riuscirebbero a sollevarla. Digitaria è il seme di cereale più piccolo che i Dogon coltivano. Viene usato per distillare la birra che viene servita durante il Sigui, la festa più importante di questo popolo. Ogotemeli l'aveva paragonato ad una stella invisibile agli occhi, posta nel sistema di Sirio. E il diagramma disegnato dal vecchio era lo stesso che si può trovare su un qualunque libro di astronomia moderna, dove Digitaria è Sirio B. Il fatto che essi abbiano visto e vedano Sirio B è inspiegabile. Gli astronomi dispongono oggi di immagini che ne attestano l'esistenza, ma stabilire come i Dogon l'abbiano visto, se a occhio nudo o in altro modo, non è di mia competenza. Sirio è la stella più brillante del cielo. Fino al 1850 si ignorava che avesse una compagna, che fu chiamata Sirio B. Sirio B è una nana bianca, cioè composta di materia così pesante che può emettere solo una debolissima luce. È stata fotografata la prima volta solo nel 1970 e ruota attorno a Sirio in 50 anni circa. Una descrizione primitiva ma corretta, quella di Ogotemeli. Ma se la stella è invisibile agli occhi, come asseriva il vecchio, come potevano i Dogon conoscerla così bene? Strana gente, i Dogon. Un vero rompicapo scientifico. Le loro origini sono sconosciute. Arrivano nel Mali e si installano nella zona di Banjagara attorno all'anno 1000, costruendo i loro villaggi in uno dei più inaccessibili caos di rocce di tutta l'Africa. Si fanno in breve la fama di popolo pericoloso, arretrato, che pratica ancora i sacrifici umani. Attorno a loro aleggia il terrore. I pochi curiosi che riescono a penetrare nel canyon di Banjagara parlano di sacerdoti addetti a riti occulti, di feste misteriose in onore di dei sconosciuti confinati nelle regioni più lontane dell'universo. I villaggi Dogon sono una strana sintesi di preistoria e fantascienza. Ognuno di essi ha recessi segreti che solo gli iniziati possono penetrare. E tutti, attraverso una ragnatela di sentieri, si collegano a Sangha, il Sancta Sanctorum della religione Dogon. Il Toguna, la casa della parola, è il cuore del villaggio. È una costruzione semplice. Un tetto di paglia sostenuto da 8 pilastri che rappresentano gli antenati dei Dogon, i Nommo. Qui gli anziani si riuniscono per prendere le decisioni più importanti per la vita del villaggio. Combinano matrimoni, mediano affari, dirimono le rare dispute.
Attorno le case sembrano tanti favi di un alveare dove si fabbricano cesti, si tessono stoffe, si modellano ceramiche, si fonde il ferro. A prima vista, sembrano villaggi come tanti sparsi in Africa. Ma non è così. Se si osserva lo schema dall'alto, ne esce la figura di un uomo che giace supino, disteso da nord a sud. Il toguna e la fucina del fabbro sono la testa. Le case delle famiglie facoltose, il petto. Le capanne, dove le donne si isolano durante il periodo mestruale, e l'altare del villaggio, le mani. I piccoli altari in basso al centro, i piedi. È il corpo dell'antenato, il mitico Nommo, la cui immagine è presente ovunque. Modellata sulle facciate delle case, dentro i granai, scolpita sui pilastri dei togunà e nelle maschere nascoste nelle grotte. Ogni 60 anni circa, i Dogon celebrano una festa in onore di Digitaria, cioè Sirio B. È la festa del Sigui. Vengono indossate le maschere Kanaga, simbolo dell'equilibrio tra la terra e il cielo, e la processione si snoda come un serpente attraverso tutti i villaggi dell'universo di Banjagara, in un corale ringraziamento ai Nommo, gli iniziatori della civiltà. Il sentiero della maschera è diritto, cantano i Dogon. Questo sentiero corre diritto. Nella lingua degli iniziati, diritto si dice Po, ma anche digitaria si dice Po. Quindi il vero significato di queste parole è il sentiero della maschera è digitaria. Questo sentiero corre come digitaria. Così, protetto dai possenti bastioni di roccia di Banjagara, camuffato da questi abili giochi di parole, il segreto di Sirio B è stato difeso per secoli dalla curiosità delle tribù vicine, dal fanatismo musulmano, dalle ingerenze del colonialismo francese. Ma come i Dogon scoprirono l'esistenza di Sirio B? Il dio dell'universo Amma aveva mandato sulla terra il Nommo. Il Nommo atterrò nell'arida terra della Volpe, a nord-est del nostro territorio. Mentre la sua arca scendeva, un'enorme nuvola di polvere si alzò dal terreno. Il Nommo era rosso come il fuoco, ma quando atterrò divenne bianco. Intanto una stella era apparsa in cielo e sparì quando il Nommo se ne andò. Il vecchio descrisse il Nommo come una creatura metà uomo e metà anfibio. Fece anche un disegno come questo, per rappresentare il turbine di vento e sabbia prodotto dall'arca durante l'atterraggio. Il contatto avvenne dunque nell'arida terra della Volpe, a nord-est del territorio dei Dogon. Ma quando? Su questo Ogotemmeli fu molto vago. Tanto tempo fa, disse. Il vecchio, dunque, era solo l'ultimo testimone di eventi più antichi che si erano verificati lontano da Banjagara, nell'arida terra della Volpe. A nord-est delle falesie di Banjagara, oggi c'è il Sahara, il più grande deserto del mondo. Ma non è sempre stato così. Sappiamo che un tempo, questa terra morta era verde e fertile, e ci vivevano popolazioni che avevano raggiunto un alto grado di civiltà. Lo testimoniano le pitture rupestri del Tassili, del Logar, migliaia di immagini che raccontano 5.000 anni di storia con una straordinaria forza evocativa. Improvvisamente, attorno al 1500 a.C., appaiono sulle rocce le figure di uomini a cavallo. Sono i Garamanti,
i predoni che hanno preso il controllo dei deserti tra il Niger e l'Egitto, la loro terra d'origine. Il grande regno dei Garamanti fu distrutto dagli arabi musulmani. Dispersi, essi si mescolarono alle popolazioni aborigene del Niger, adottandone la lingua. Sono dunque i Garamanti, gli antenati dei primi Dogon, che si stabilirono quasi 1000 anni fa nelle falesie di Banjagara. E le loro origini vanno cercate in Egitto, all'epoca in cui Imhotep erigeva la piramide di Saqqara. Ma gli Egizi conoscevano l'esistenza di Sirio B? C'è chi sostiene di sì. E la prova è nascosta nel mito di Iside e di Osiride. Osiride, un tempo, fu re d'Egitto. Poi fu ucciso, diventando il sovrano dell'aldilà, il mondo primordiale da cui scesero le 8 figure divine che generarono il popolo egizio. Esse venivano da un mondo acquatico, avevano testa di rana e di serpente e fondarono le prime città d'Egitto. Ma Osiride era marito e fratello di Iside, la stella Sirio, un legame che rendeva la coppia indivisibile. Possiamo identificare Osiride, colui che regna sull'oscurità perfetta, con Sirio B, la digitaria invisibile agli occhi dei Dogon? È dunque l'Egitto, l'arida terra della volpe, descritta da Ogotemmeli? Dalle rive del Nilo, il mistero di Sirio si diffuse con i Garamanti in altre terre, adattandosi a tradizioni, lingue, culture diverse. Sirio B assunse altri nomi e Marcel Griol e Germain Dieterlen, in tempi storici, raccolsero l'ultimo, Digitaria, il piccolo seme così pesante da richiedere 480 carri tirati da asini per il suo trasporto. Ma Ogotemmeli aveva in serbo un'ultima strabiliante rivelazione. Digitaria non è la sola compagna di Sirio. La stella M.I.A., sorgo femmina, è più grande, 4 volte più leggera e viaggia su una traiettoria maggiore nella stessa direzione. Sorgo femmina è la sede delle anime di tutti gli esseri, viventi e futuri. Vivono immerse nelle acque degli stagni familiari. Il mistero è totale di sapere come i Dogon immaginano che. Capire come i Dogon sappiano che Sirio abbia un secondo compagno resta un mistero. Posso solo dire che i Dogon dichiarano di aver visto Sirio C, che ora non vedono più, e ne hanno dato una rappresentazione estremamente precisa. Esiste davvero Sirio C, la stella sede delle anime dei Dogon? Il dottor Paul Merdin, del Royal Greenwich Observatory, è convinto di sì. Altri astronomi preferiscono attendere i risultati di nuove indagini in corso sul sistema di Sirio. Ogotemmeli, questo omero africano,
morì pochi mesi dopo quel suo ultimo incontro con Marcel Griol e Germaine Dieterlen. Forse fu la preveggenza della propria fine che lo spinse a rivelare cose che solo gli iniziati dovevano conoscere. Volgeva spesso il viso verso nord, ricorda Griol, verso il paese dove si dice vivano i bianchi. Accanto a lui, gettato in un angolo, c'era ancora il vecchio paniere, il cui prototipo nei tempi mitici era servito da modello per il sistema del mondo. Si lasciarono così, sapendo che non si sarebbero più rivisti.